Eccoci qui ad Artiamo Scendiamo. Finalmente siamo tornati. Sì, dopo un periodo di assenza, intanto se non spegni i microfoni da soli. Dopo un periodo di assenza siamo tornati. Sofia, a te l'onore di presentare l'ospite di oggi. Abbiamo qui oggi niente poco di meno che Alessio Avino. Salve.
Salve, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Allora, noi abbiamo in queste 2 settimane di pausa che ci siamo presi, Poi chi andò? abbiamo cambiato un po' il format del programma e quindi adesso è tipo uomini e donne. Allora, adesso cosa fai nella vita? Il tronista vendicativo. Niente, io studio all'università, cioè sono uno studente di scienze della comunicazione, però niente, cioè, mi piace molto il cinema, quindi a un certo punto ho detto, proviamo a fare un po' di cinema, certamente con i suoi Sembra limiti. facile, detta Sì. così, Proviamoci, facciamo un po' di cinema, giusto per... proviamoci. E quindi niente, mi piace dirigere, scrivere delle cose e poi farle vedere alle persone. Quindi è semplicemente questo. Ma mica c'è qualcosa che ti lega con Matteo Florio, per caso? Matteo Florio, Ah, non so. bene, bene, non lo conosci No, meglio così. io È il so chi è. nostro Intanto, incubo radiofonico. se So chi spegni è. il cellulare, No, l'ho messo altrimenti. in modalità Ah, aerea ok. perché sono raffinatissima. Ok, vai tu, Sofia, io ho Quando fatto. hai iniziato ad approcciarti al cinema? Più o meno 3 anni fa. 3 anni fa ho iniziato. In realtà ho iniziato approcciandomi al web. Ho detto, siccome è un mezzo potente, ho detto, vabbè, mo provo a mettere qualcosa sul web e vediamo di arrivare a un po' di persone. Però inevitabilmente il web ti condiziona, quindi ti porta a realizzare prodotti che anche quando li scrivi, anche se li scrivi con naturalezza, cioè provi a dire cose tue, comunque sei condizionato dal pubblico a cui ti riferisci, quindi vieni influenzato e scrivi cose che non ti rappresentano. Quindi a un certo punto ho detto, ok, il web non fa per me, e ho detto, ma inizio a fare dei cortometraggi. E niente, quindi E ora semplicemente, siamo qui. sì, ora siamo qua. Sofia mi ha detto che alcuni tuoi corti sono particolarmente belli. Sì. Giusto, noi a causa dello Spring Fest ieri, che è stato il compleanno della radio, io non ho potuto visionarli. Mi sa, è la prima volta È che un bene, è un sono. Non è vero, bene, è un bene. non è vero. Voiceover è incredibile, è incredibile. Parlacene un po', perché Parliamo di Sofia voiceover. stranamente non l'ho vista quasi mai così entusiasta di un No, infatti io progetto. l'ho detto anche prima, guarda, ti sto facendo i complimenti per il corto, però credimi, di solito non sono abituata a No, la farle. verità, allora di solito Sono un po' lei i antipatica. complimenti li Sì. fa di persona, poi le critiche le fa dire, No, invece è stavolta bugiardo! Che mo bugiardo! Non ti ricordo, l'ultima non. volta abbiamo fatto delle critiche, che cosa è avvenuto? L'ultima puntata di questa stagione, poi sveleremo tutte le persone che abbiamo criticato. No, Ah, scherza. bellissimo. Comunque non è Vai, vero. adesso parlaci un po' di questo corto che è visionabile su YouTube, giusto? Sì, anche su Vimeo. L'ho caricato sul web perché poi ho detto, vabbè, usiamo il web solo per caricarlo e mandare i link alle persone per farglieli vedere. E sì, questo corto l'ho girato a Parigi a settembre, all'interno di un contesto molto ampio che si chiama Kino Cabaret, che è un evento internazionale in cui ci sono filmmakers da tutto il mondo che si incontrano in un luogo e realizzano cortometraggi in poche ore, quindi in 48 ore. E sì, The Voiceover è una cosa che ho scritto, è un corto che ho scritto sotto la doccia. E niente, ho visto questo cortometraggio che si chiama The Gunfighter, che è un cortometraggio girato da un montatore importante americano che quindi ha i soldi. Bella lui. E niente, era interessante perché ovviamente in questo cortometraggio era un cortometraggio western e c'era questo tizio che entrava in un saloon e praticamente c'era la voce narrante che anticipava le mosse che avrebbero fatto gli altri pistoleri nel saloon. È bellissimo. E io poi mi feci la doccia dopo aver visto questo corto e E hai dissi, ionizzato i pensieri. sì, c'era questa voce narrante e ho detto, ah, però potrei fare pure io una cosa sulla voce narrante. E poi è uscita questa cosa che devo esisover. Che è un po' particolare, nel senso ricevere i complimenti per The Voiceover è particolare, nel senso visto così, ad esempio anche su YouTube, ho notato che non sono cose che funzionano, perché quando tu vai a vedere una cosa sul web, hai un'impostazione, ti prepari diversamente al prodotto che stai per visionare, e infatti se mando il link a delle persone di solito non funziona. Sono prodotti che funzionano più quando li vai a vedere a una proiezione privata, una rassegna, perché le persone sono lì, sono preparate a vedere cortometraggi, quindi entrano un po' nella capata, diciamo. E quindi, e niente, che stavo dicendo? Non mi Stavo ricordo. Di parlando The Voiceover, sì. sì. E niente, quindi l'ho girato in 6 ore, l'ho girato in un pomeriggio perché stavo lì a montare alcuni cortometraggi, perché lì si collabora con tutti, quindi passi da un lavoro Ah. all'altro
salti da un set all'altro ed è bellissimo. E dissi, vabbè, me lo giro. Nessuno voleva aiutarmi a girare questo Devo's Isover, dissi, vabbè, me lo giro io. Che è una cosa che mi piace molto, nel senso, mi piace molto curare ogni aspetto della cosa. Quindi parto dalla scrittura, Si vede. me lo giro e lo monto. Mi piace fare una cosa molto mia, cioè metterci tutto quello che posso metterci, ovviamente. Nelle prime due risposte hai fatto più riferimenti al web. In Italia ci sono molti cosiddetti YouTubers che stanno avendo successo, alcuni discutibili, altri un po' meno. Senza Cosa ne pensi di queste, chiamiamoli di questi artisti? Cioè, hanno portato un modo nuovo di comunicare oppure hanno creato, fra virgolette, dei casini a chi come te vuole fare del cinema? Beh, io penso che il... ho detto beh, sembra Oh. importante quando dico beh. No, niente, praticamente io non disprezzo quello che è il web in generale, nel senso che penso che sia un'arma molto utile, quindi sia uno strumento che può aiutare a una diffusione più ampia di lavori anche per i musicisti, nel senso penso che sia uno strumento utilissimo, però è l'uso che se ne fa, ovviamente, come ogni cosa. E penso che la maggior parte dei prodotti sul web abbiano un target che non condivido semplicemente, nel senso proprio il modo in cui vengono consumati. Non c'è una cosa, anche perché quando sei al computer, quando sei sul cellulare, sei lì pronto a vederti una cosa così, cioè non è che sei preparato a immetterti nella storia, quindi vuoi consumare qualcosa ma giusto per passare il tempo. Quindi Esattamente. è difficile portare prodotti come esempio cortometraggi o quant'altro sul web. Cioè io penso che sia utile, però le persone non sono ancora pronte, nel senso Sì. non è che non sono pronte, però non si predispongono in modo da, capi, da stare lì e guardarselo. Infatti mi capita che ci sono amici che fanno lavori, io mi metto là, me lo guardo, dico l'ho guardato, e quelli fanno, ah, già te lo sei guardato? Sì, cioè nel senso è fattibile, Scusami. nel senso ti puoi pure mettere là, te lo guardi, ti metti in poltrona pure per 10 minuti, ti puoi mettere, ti puoi concentrare. Invece questa cosa non funziona tanto col web, cioè ti porta proprio a stare leggero lì, quindi niente, quindi Soprattutto con alcuni. Vabbè, ogni riferimento è no, puramente però ci casuale. sono alcuni che secondo me sono abbastanza bravi. Sì, io pure Sì. sono d'accordo su questa cosa. Tipo i The Pills, mo discutibili o meno, Anche i Jagal però fanno ridere come i pazzi. Cioè, nel senso, quando vedo i video dei Jagal rido come una pazza. poi ci sono altri che non capisco, tipo De Come Carli facciamo? o roba varia, No, non infatti è. i The Pills sono bravi, scrivono molto bene, penso che siano. Anche però, cioè, i The Pills ad esempio sono quelli là un po' più seri, diciamo, nel Sì. senso quelli che fanno prodotti un po' più cinematografici. Infatti hanno fatto pure il film, che Sì, che non è è andato male. male poi a livello di Di... incassi. Però non è male come film, No, anzi è no, scritto molto no, no. bene, ci sono trovate interessantissime. E si può dire The Jagal. No, vabbè, The Jagal mi facevano ridere molto prima, semplicemente. Prima No, quando vedo avevano. quel. Cioè, io mi rendo conto che magari ho una predisposizione verso la Brenzolamma. Cioè, non Ah, Brenzolo è capisco. fantastico, Brenzolo è fantastico, è Aiuto, ma io vero. rido come un maiale quando Sì, vedo quelle quello cose. sì. Ma veramente, cioè, a parte mi sento molto io quando vedo quelle cose. Cioè, mi immagino fra una Parliamo di decina Alessia, non ci d'anni. Vabbè, interessa volevo dei dire tuoi la stessa aspetti. No, io sono una ombimi. Brenzola, Ah, personalmente. allora ci troviamo. Cioè, parliamo delle stesse cose. Quindi, vabbè, stringendo, diciamo, consiglieresti a un ragazzo che si trova nella tua posizione, quindi come in qualità di regista e quant'altro? Perché fai così serio? Suggerisce nome, suggerisce. Di Sta solito zitto. quando faccio queste domande agli artisti, hai notato che pure scrittori, dicono tutti no, non lo consiglio a nessuno. Vediamo se Io non volevo Alessia. rispondere questo, però. Vabbè, vediamo, scopriamolo. Consiglieresti a un ragazzo nella tua posizione, che sia un regista e quant'altro, di utilizzare come primo approccio il web? Io ad esempio, io l'ho fatto, nel senso, ero un ragazzo nella mia posizione, l'ho fatto. Ah, bene. E non mi pento di averlo fatto, nel senso è stata un'ottima scuola, un ottimo modo per imparare, perché poi provi ad accelerare i tempi, provi a... cioè è utile, alla Sì. fine ti metti là, lo fai e lo fai vedere alle persone. Ad esempio io consideravo molto importante i pareri delle persone, quindi chiedevo, dicevo che ne pensi, cioè se ti fa schifo dimmelo,
Penso Sii che onesto. comunque. Sì, infatti. Meglio le offese dal vivo, dicevi che facevi le No, sono Vabbè, di bravi a solito offendo anche senza reagire. una ragione, devo dire la verità, sono un Ah. po' cattiva. Però è vero, le Comunque. critiche sono No, importanti. sono Sono. utilissime. Infatti, mi hanno fatto molto piacere all'epoca quando mettevo questi video su YouTube e mi facevano le critiche. Cioè, era bella come cosa per me, ero felice, ma veramente ero felice dietro al computer. E niente, quindi io sì, lo consiglierei perché è un modo per allenarsi, è una palestra a suo modo. Poi, ovviamente. Io mi distaccherei, Ah, ho sinceramente, senza capito, mi sono sì. Oi, distaccato, quindi. ti sei sbagliato. Ci prendiamo noi una piccola pausa con I miei Shadow adorati. con il nuovo singolo dei Beltrami, Piangi. Noi Come? ah? Va E bene, che ridi? piangi. No, Anzi, non ti è che piango la piange canzone. Piangi, di cui stavo parlando, consiglia anche non soltanto la canzone, ma anche la visione del video che è particolare, mi è No, in generale piaciuta. ascoltate bene gli artisti che vi stiamo proponendo nella playlist Noi perché a me piacciono ritorniamo. moltissimo. Non ci interessa. Noi ritorniamo Davvero? dopo la canzone dei Beltrami Piange, sempre in compagnia di Alessio e non di Sofia che se ne andrà. O di Antonio. Cara, ascolta ormai da tempo che volevo scrivere. Mi ho mentito quando ti ho giurato che avrei creduto in. Mai già detto lo ritroverai nel vento, intanto noi viaggiamo verso un tempo morto in cui pentirsi meglio e stare un po' in silenzio a fare finta di riflettere. Piangi e piango con te, si bagnano le leggi imposte, le risposte che non mi hai dato mai per. Cosa resta se non c'è niente da perdere?
Ben ritrovati ad Artiamoci Andiamo. Una precisione incredibile nel premere il pulsante dei microfoni giusto quando è scattato nonostante zero. Nonostante tu sei raffreddore, sono ancora reattivo. Ma stavo seguendo pure io, ho visto proprio sul... No, sono rimasta abbastanza basita. Cioè, bravo. No, effettivamente bravo. Sono meravigliato anche di me stesso. Noi siamo sempre in compagnia di Alessio, stavamo parlando un po' di corti, toccava a me o a te, non ricordo. Mi rubo una domanda. Vai, tanto te le tengo pronte. Tu vorresti fare il regista, diciamo il cinema italiano non sta vivendo un periodo felice, diciamo un periodo un po' di alcuni film un pochino più belli, altri meno riusciti. Tu cosa ne pensi dello stato attuale del cinema italiano? Io in realtà penso il contrario, nel senso penso che negli ultimi anni qualcosa si sta ritrovando. Cioè c'è stato un declino evidente negli anni passati del cinema italiano, però ora iniziano ad uscire prodotti interessanti che hanno iniziano ad essere scritti con coscienza, sono molte produzioni anche indipendenti, però cioè, vedo che c'è una rinascita. Da un paio d'anni a questa parte vedo, cioè ad esempio quest'anno è uscito Gig Robot, non so se l'avete visto. Ad esempio quello è un film che in realtà non è solo, nel senso ci sono stati altri film di quel tipo che hanno questa impronta che sembrano quasi dei film indipendenti, con prendono attori che sono famosi per cose brutte e magari li mandano e diventano fighi, diciamo, che cazzo, questo è un attore. Quindi nel senso negli ultimi anni penso che il cinema italiano si stia un po' riprendendo, penso che piano piano si possa fare molto. Ovviamente io non so come la questione dei soldi beh, come al solito si sa che comunque non c'è chissà quale produzione, ad esempio in Campania non ci sono chissà quali produzioni, quali richieste, quali budget messi a disposizione del cinema, però comunque a livello artistico c'è un grande potenziale, cioè ci sono moltissimi artisti come me, ma cioè, molto meglio di me, nel senso che sanno fare grandi cose, quindi penso che ci siano le possibilità di veramente di riprendersi, di fare prodotti che raccontino qualcosa, almeno, nel senso che tentano di parlare, anche perché il cinema italiano ha sempre avuto questa forza di narrare delle storie in maniera molto efficace, sì. Quindi più che gli effetti speciali che non ci servono, nel senso a noi non serve, ad esempio Gig Robot cerca di mettere quell'impronta dei blockbuster, però comunque il cinema italiano ha questa cosa che può narrare, ha una forza, non so cos'è, nel senso c'ha una scrittura che riesce ad arrivarti in maniera chiara. Quindi, vabbè, ce l'hanno pure le altre nazioni, però il cinema italiano si è distinto per questo. Particolarmente, cioè, sì. Allora, adesso una domanda un pochino più di curiosità, cioè almeno da parte mia. Mi chiedevo, tu da regista, cioè tecnicamente, come fai a scegliere un attore che sia tagliato giusto per quella parte? Okay, questa è una bella domanda. Oggi ne parlavo con mia mamma di questa cosa, nel senso mia mamma non so di cosa parlare, intanto la saluto. Ma... Ciao mamma! E niente, parlavamo di questa cosa perché non mi ricordo di cosa parlavo. Comunque diceva che praticamente questo attore è diventato famoso, non mi ricordo, veramente non mi ricordo qual era il film in questione. Comunque c'era questo regista che aveva trovato questo attore, questo tizio in strada che fumava e lo vide e disse no, vuoi venire a fare un provino? E questo qua è diventato un attore, capì? Questa cosa non che non capita mai questa fortuna. No, veramente, ma ci sta, succede. Niente, io cioè tu vedi a uno, cioè lo vedi e dici "Oh, questo qua", cioè tu quando crei una storia, almeno per me, inizi a vederla quella storia. Quindi, ad esempio, io non parto mai dalla scrittura, io la vivo proprio, quindi sto là, è un po' di autismo. Sto là, la vedo e poi dopo la scrivo, magari me la registro poi mentre ti fai la doccia. Mentre mi faccio la doccia. Sì, io ho fatto una doccia lunghissima, così super lunghissima. Cioè, un sacco d'acqua. Mamma, tantissimo. Immagino tua madre che bussava la porta. Stava a Parigi. No, quando l'ho scritto ero a casa. Ah, figurati, no, mi immagino una balletta, immagino. Sì, è arrivata una balletta incredibile. Comunque, bene, il fatto degli attori mi ha sempre incuriosito pure a me. Capito, perché, un po' retroscena. Te lo senti dentro, te lo senti, oppure...
No, perché spesso capita di guardare quel film e dire wow, quella ragazza è proprio tagliata per fare quella parte, oppure quell'uomo così anziano, anche se magari è brutto, orribile, però anche se cioè, è adatto per fare quella cosa, cioè il criterio, come cacchio fate? Sì, lo vedi, ad esempio l'attore di The Voice is Over, io avevo scritto questa storia, c'era questo tizio un po' che com'è, un po' disturbato, e niente, io stavo a questo luogo a Parigi, perché poi si sta in un lab, in questa televisione indipendente, un bel posto, e c'era questo tizio che non aveva girato niente praticamente, e stava là che girava per questo posto, andava avanti e indietro, faceva queste mosse con i capelli, che poi li fa pure nel corpo, Sì. fa le stesse cose, e ho detto, ah, cioè lui, cioè tu lo vedi e dici, perché tu comunque quando lo scrivi, alla fine se sei consapevole di ciò che scrivi, hai un'idea di quello che è la persona che deve rappresentare quella emozione, quel sentimento. Quindi quando lo vedi e ti dà quel sentimento, dici ok, tu sarai quello che è il canalizzatore, il flusso canalizzatore di questo sentimento. C'è una questione Quindi quasi istintuale. sì, cioè, penso che sì, sia Sono istinto. cose difficili da Sì, però spiegare. capito, sono curiosa, voglio sapere. Io invece ho quest'altro tipo di curiosità. Secondo te è più necessario scrivere un bel film, un bel corto, oppure avere a disposizione dei bravi attori? Casomai anche con una sceneggiatura un po' più debole. Zan zan zan. Una bella domanda, è bellissima. E allora, io penso che dal mio punto di vista, cioè io siccome li scrivo, penso che la scrittura sia fondamentale. Cioè io preferisco vedere un corto girato col cellulare, però che abbia una storia incredibile, che stai là, dici, ah, che ci pensi nei giorni successivi, e però è girato malissimo, e dici, vabbè, non avevi soldi magari per girarlo, non lo so. Però perché, cioè, la scrittura è la prima fase, quindi non può mancarti quella che è la prima fase. Cioè, ci sono ovviamente dei prodotti che sono commerciali e quindi hanno solo effetti speciali, ad esempio, che non hanno storie. Però io penso che non possa mancare, nella maggior parte dei casi, questa prima fase. È come se tu dovessi mettere dei paletti nella fase di creazione di un cortometraggio, di un film che sia. Quindi, cioè, io considero importantissima la scrittura. Poi che gli attori, ah, gli attori, me l'ho dimenticato. No. Sì, poi gli attori devono, sì, secondo me dei bravi attori servono, ma più che dei bravi attori servono degli attori adatti, appunto, come dicevamo prima, degli attori che riescano a racchiudere perfettamente quel sentimento. E sì, l'attore poi lo deve sentire, cioè secondo me l'attore deve entrarci proprio nella situazione. Se l'attore lo sente, diventerà bravo, nel senso, ma non sto facendo una cosa semplice, nel senso, non è facile, però poi avere il bravo attore è utile, quindi se c'hai pure il bravo attore, è No, e perfetto. ho fatto questa domanda perché tu si può prendere come esempio Robert De Niro, cioè uno dei più grandi attori, però negli ultimi 5-6 anni, non so perché, No, per non è soldi, adatto. Forse film, è difficile vederlo cioè adatto a una tipo mo quello su commedia. Zac Efron che fa il nonno ribelle, cioè pur stavo parlando di un grandissimo attore, però si vede che un bravo Sì. attore inserito poi in un film dalla sceneggiatura debole, ne risente anche lui Sì, nel come. senso, neanche una questione di Sicuramente. sceneggiatura debole, secondo me è proprio una questione che cioè, io non lo riesco a vedere ben inquadrato in quel determinato contesto. Cioè, se io sono abituata a vedere Robert De Niro con la pistola in mano che urla allo specchio in Taxi Driver, Ah, fantastico, allora lì bellissimo. mi è un po' Però difficile. poi, eppure viceversa, ad esempio, a me è capitato, ho visto il nuovo film di Pupi Avati. Ci sta Michaela Ramazzotti che come attrice a Vai. me non piace. Paolo Virzì, di Paolo Virzì. Paolo Virzì, Pupi Avati, non so perché le associa. Però poi nei film di Paolo Virzì, vabbè, io li so pure marito e moglie. Cioè, sono scritti bene quei film, però sono scritti C'era questo bene. gesto con la No, un zampa po', cioè, sempre. 2 ore di film. Cioè, i film di Paolo Virzì, secondo me, ci stanno tipo mezz'ora, tre quarti di scena che le togli o le metti, non cambia nulla nel film, cioè lo capisci lo stesso. Però poi Michela Ramazzotti in film scritti bene, comunque ti pare, ah, cioè, è una Ah, non brava è male in quel film, attrice. è vero, a me è più l'altra, non mi ricordo neanche come si chiama, l'altra delle due protagonisti del Ah, nuovo. non mi ricordo come si chiama. Vabbè.
che è un bel film. No, non l'ho Un ancora visto, po' quindi non comunque lei, lo dico. la Ramazzotti era più brava nella Sì. parte. Sì, è forte. È Il vero. film come si chiama? La Mi viene pazza proprio mai, gioia. La pazza gioia. Bellissima, l'ho visto domenica scorsa, mi sembra. Ah, non male, anche No, se ho non spoilerate preferito. perché ancora lo devo dire. No, 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 non Mu c'è muoiono nulla tutti alla fine. da... Dai! No, sì, muoiono pure Paolo Pirzia, è facile presa, si Pure uccide. Con pupi avati. Ma non è che eppure può farlo due tipi di cinema completamente diversi, Però però Pupi non... Avati è un bel nome, cioè suona bene. Pure a me verrebbe da Pupi avati. dirlo sempre, Pupi Avati. Però Sarà la P, pupi. bello, Pupi Avati. Come Come poi al chiamo mia singolare sorella? diventa Pupi. Pupo su di noi, tipo. Stiamo per lanciare No! Pupo? Stiamo per mettere una No, canzone per di l'amor Pupo? di Dio, No, per l'amor di noi Dio. allora ci prendiamo un'altra piccolissima pausa. Sofia, scegli tu, dai. Allora, fammi vedere, queste canzoni le ho scelte tutte io, quindi mi è difficile scegliere adesso. Allora, dunque, diciamo di Robespierre, Evoluzione riparte, Annina la ferrovia. Ma canzoni di 10 minuti, E ma mi capito? piace troppo questa canzone. Le ragazze si erano adattrici mandate a due passi dall'aldilà, regalano gli amanti fiori appassiti e la loro preziosa santità. Gli amici del circolo dopo lavoro romanzano storie del 56, cercano modi per non maturare, per scegliere quanto campare. Hai timore di me e non te l'ha detto che è tutto passato. Per quanto io resti l'unico ingrato. Annina mia, tremo con riso gravemente e non bastano le viole. Ancora Antonio, il dito lesto Sto praticamente. trovando nuovi stimoli per continuare a fare radio, continuare a provare a No, ma fare sei proprio lì gasatissimo, cioè ti vedo preso da questa cosa. radio. Vabbè, Esattamente. siamo sempre qui, adattiamo, ci andiamo sempre con Alessia Vino. Vabbè. Sarei giusto come Cioè, andiamo a perdere tempo. tipo nei Sì. supermercati, il Il signor signore Alessia è Vino. pregato di spostare la macchina, grazie. Però quanto li odio quelli che si mettono davanti a me con la macchina, inizia a bussare come uno stesso, inizia a luccare e quelli non vengono, ma lo voglio, basta. Non voglio aprire le questioni contro il mondo come al solito. Comunque, adesso la domanda è mia. Per te il cinema è più una rappresentazione della realtà oppure espressione del tuo mondo interno? Ui. Come sono Mamma mia, fine! io non l'ho capito. Confusione! Puoi anche non Allora, no, rispondere. mo ci penso un attimo, se esco fuori. Se Faccio no, un no, jingle posso. nell'attesa. Watch Posso. your Ci Pensa, sono, watch ci sono, mi ha aiutato questo your jingle. Ok. Allora, penso che. Allora, il cinema sicuramente non rappresenta la realtà. Cioè, nel senso. Ovviamente gli occhi del cinema sono diversi da quelli della realtà. Cioè, non puoi dire io sto facendo un film che rappresenti pienamente la realtà, perché quello che vediamo non è quello che mostra il cinema, nel senso non c'ha i nostri occhi, ovviamente. Però di contro, nel senso, il cinema non ti permette appunto di vedere la realtà, però ti permette di vedere la realtà in modo diverso, nel senso di vedere cose che nella realtà non puoi vedere.
quindi penso che sia qui la chiave e uno dei motivi per cui mi piace raccontare cose attraverso il cinema, perché mi permette di parlare diversamente alle persone, nel senso unisce vari aspetti, nel senso nel cinema tu c'hai dialoghi, quindi parli, è come se parlassi a delle persone, cioè dici delle cose, poi ci metti la musica, ci metti le immagini, quindi richiami quelli che sono vari sensi, nel senso a una persona dici, mostri, fai ascoltare quello che vuoi dire, quindi nel senso è un modo per arrivare pienamente, quindi riesci a raccontarti sotto tutti gli aspetti, quindi cioè, non è la realtà, però è una realtà potenziata. Vista, cioè, Bella vai a prendere. risposta, bravo, bravo, ti È do la mano, stato bravo. lo stacchetto che mi ha Io ho visto che ti sei Sì, concentrato di no. più Mi ha cambiato si è questo scattato stacchetto. Ma io me qualcosa a lo livello dite. cerebrale proprio. No, basta, è finita. Ma io, basta che me lo, basta che, cioè, se ti serve una mano, No, se nel lo momento in cui facciamo sei ogni tutto una donna. domanda, Ma Sa, tu aprire la vostra. te la puoi anche prendere tu, Non è vero, lo dice così, poi mi chiama, ci vediamo, non c'ho Sofia, mo tempo, sta ma ci soltanto con vediamo. i. Non si può dire, con. Che cosa? No, niente. Con i Anto, musicisti. allora, voglio dire solamente questa cosa. Non è successo niente. I registi non ti piacciono, eh? Ma non è che con i musicisti. Allora, No, non semplicemente hai il ieri è fascino di successa Pupi una. Avati, però. Non c'è il fascino. Qualche chili Posso in meglio fare un rispetto a vincolo, Pupi però. Avati. Cioè, se ti serve, Io ti anche chiamo, mi pro fai il futuro. jingle. Eh sì. Wow, Chiamo, sì, ti utilissimo. concentri, fai un altro No, corto. veramente, A ma. bomba. E lo chiamo Ti jingle. vorrei chiedere quali sono le difficoltà che incontri mentre provi ad inseguire il tuo sogno? Ah, sono Il tipo jingle. Marzullo. Ma poi No, si è messo con le mani mi così, piaceva, faceva così con le chiuse. mani. Bruno Vespa, È vero, mi ha proprio. Un Attimo. po' Bruno Vespa, un po'. Come si chiama? Marzullo. No, aspetta. L'abbiamo nominato prima per Watch Wari Wari. È Fantozzi. un po' Fantozzi quando fa con la linguetta, sai, un po'. Però lui non è Un po' una bella pervertito. ragazza, lui. No. Infatti non lo faccio manco con te. Vai, fai il Vabbè. jingle Antonio, ti voglio così Alessio uccidere. si concentra per la Watch risposta. Wari Wari. Mi sono dimenticato la domanda, tra Quali sono le l'altro. Ah, difficoltà le che difficoltà. incontri spesso mentre provi ad inseguire il tuo sogno? Non lo so, che cosa c'è stato da dire da fare così, no? Non so chi è più stupido fra me e te, se sono io che Non faccio lo questi so, mi jingle viene da o tu fare. con queste manine qui che Poi sta fai. uscendo del liquido strano dal tavolo e Che quindi vuol ce l'ho tutte dire? attaccate le mani, non lo Ma, ti so. prego, non è che sobriamo in aria, No, rompe no, varie. vai Alessio, è Vado, tuo momento. però ce Vai. l'ho la risposta. È il jingle, Grazie. c'è il jingle. Comunque, sì, le difficoltà sono tantissime. Ma come mi concentro quando inizio a rispondere? Ma Cambio proprio vedi? espressione. Ma lo vedi? Cioè, lui finalmente è Comunque. una persona che mi apprezza, grazie. Bravo. Grazie. E le difficoltà sono tante, nel senso. Però girare non è difficile, assolutamente. Non è. Se sai cosa vuoi fare, lo fai e basta. Nel senso, se veramente vuoi fare quello, ti metti sotto e lo fai. Quindi non te ne fottei niente e giri quello che vuoi fare, cioè quello che vuoi girare, arrivi ovunque. Però ovviamente ci sono i limiti economici, spesso. Quindi, ad esempio, cioè, ci sono moltissimi artisti che sono costretti a fare dei lavori per, appunto, per guadagnare soldi e poi possono fare cinema, nel senso, anche dal mio punto di vista, cioè realizzare dei cortometraggi non è complicato, però comunque c'è tutta una battaglia da inseguire con quelle che sono comunque i bisogni economici di tutti i giorni. Poi c'è anche una considerazione strana, nel senso che le persone hanno del cinema, nel senso, ok, quando vanno a vedersi il film e magari gli piace, va tutto bene. Però quando magari dici io faccio cinema, ti iniziano a guardare e dici, che cazzo fai? Cioè, non fai Ah, boh, questa è niente. una No, leucemia. ma io ti ho chiesto seriamente, cosa fai? No, Non hai fatto la cinema. manina stavolta? No, era solo quella domanda che mi portava, non so, a. A questo fare da Bro Vespa. Ma comunque, sì, c'è difficoltà. Ad esempio, cioè, io ho vissuto una metafora di questa cosa, cioè, sulla mia pelle. Praticamente, cioè, io. Sono anche montatore, nel senso mi piace montare pure, mi piace montare. Perché mi sei guardato in faccia? Piace anche, è una delle mie attività preferite, anche se
se ultimamente sono tempi un po' magri in questo, sì, però sì. A me piace montare. No, perché mentre stavo per dirlo, lui mi guardava in modo strano, quindi ho detto, ah, voglio dirlo. Antonio, no, vabbè, non voglio dire questa cosa. No, vabbè, la dico, quello Antonio è stato anche un pochino scambiato, insomma, per... Praticamente, invitammo, ne approfittiamo per salutarli. Certo, non abbiamo niente contro gli omosessuali, Proprio una triade di attori / registi di Napoli. Quei tre pa. Matteo Flori, Arcangelo Caiazzo e l'indiano, come si chiama? Ace Dig. Ah, io li conosco, ho capito chi sono. E comunque, bene, questi tre. Praticamente c'era Arcangelo, che li salutiamo con affetto, che mi guardava. E io lo guardavo. Finì la puntata. Un scontro di sguardi continuo. Ma non lo so, si toccava i capelli. Non parlavate. No, sono sguardi. Si toccava i capelli. Io parlai con Sofia. E Sofia, secondo me è gay, ma senza offesa, senza. No, perché mi guardavo con un certo. Sofia interesse. Poi andò all'università due giorni dopo e Matteo Florio disse: Sofì, ma Antonio è gay perché Arcangelo pensa che sia gay. Dice, no, perché Arcangelo si sentiva molto osservato, ha creduto che forse Antonio ce lo volesse con lui. Io credevo la stessa cosa e quindi... Io veramente mi sono dovuta sedere perché come al solito ho iniziato a ridere in maniera sguaiatissima da questa cosa. Comunque Alessia intendeva che lui è montatore dell'IKEA, cioè monta all'IKEA. Commesse dell'IKEA. Comunque io voglio dire quest'ultima cosa e poi ritorniamo alla serietà. In questa radio io non ce la faccio più con queste battitine squallide e questi sguardi e queste allusioni continue. Ci eravamo fermati alla posizione da montatore. Sì, tu sei anche montatore. E basta! Beh, è così che si dice. Ragazzi, mi sono porto più, basta. Sì, di solito... Cioè, mi piace molto farlo di notte. No, io me ne devo andare. Io me ne devo andare. Ma perché si lavora meglio di notte? Sì, sì, nel senso c'è molta concentrazione. No, è una cosa seria. Io mi metto gli occhiali come segno di dissenso. Ok. Ah, te la ricordi la domanda? Sì, sì. O vi siete persi nei neandri delle vostre perversioni? Ma noi siamo serissimi nelle perversioni. Ah, ecco. Sì, non esiste perversione distratta, nel senso... Ma quanto è fine questo ragazzo? Oh, se tieni comunque voglia di girare un porno, chiamami. Dico, no, ne approfitto, non lo so se ha questa, se avrà questa svolta. No, io non ci sono strade possibili. Ah, poi parliamo dopo. Per cosa? Sono possibile. No, comunque dicevo. Perché ci vuole portare su altri argomenti? No, va, c'è un argomento. Stavo affrontando. Scusatemi se mi sto distogliendo. Ha portato... No, vale, seriamente, se lo so, si arrabbia. Sì, dicevo che comunque. Ho sempre montato di notte al computer. E quindi niente, ho sempre, per montare appunto i cortometraggi, ho sempre passato queste ore notturne. Continuo a ridere. Allora, mi metti nella condizione di mandare una... Allora, troviamo questo accordo. Mandiamo una canzone. Non sinonimo di montare, non lo so. Ma siete voi che avete iniziato. No, però un sinonimo, cioè editare. editare non fa ridere. No, ok. Quindi edito. editi di notte. Ma secondo te è normale? Ma lo voglio pagare. Mandiamo una canzone. No, purtroppo. No, vai, parla. Ma la domanda qual era? Ma che cacchio se ne ricorda? Come montare? No, come. La domanda è come se è difficile fare cinema, penso, nel senso se quale difficoltà si incontra. Ok. E sì, praticamente c'è tutta questa fase notturna che è praticamente, quindi mentre tutti allora nel frattempo che Alessio e Sofia io poi quando inizio a ridere non riesco iniziano a montare, stiamo pure fermentando, io mi smonto e mando una canzone in onda. No, io dopo non entro. Mando gli Exploders 2 che hanno suonato ieri alla festa della, che bomba, della nostra radio. Sì, e basta. Alla facciaccia di chi non è venuto ieri, perché ci siamo divertiti come cioè io almeno stavo davanti a tutto, tranne che io sono stato male.
domani c'è sempre i problemi. E che questa la racconto. Prima stava parlando di montare. Ma tu c'è altre lezioni di ritmo. No, ieri è capitato che tra una pausa e l'altra, mentre i gruppi suonavano, sono andato ad un bar a Piazza Bellini. Ah, guarda, Piazza Bellini si arriva. Volevo fare una camminata. Vabbè, a prendermi posso. Qualcosa da bere. Al che è entrata una ragazza e mi ha messo la mano a cupidillo. Ho detto, te lo giuro, appena entrata, po'. E che poi se n'è andata. Era così. Mi è piaciuto. Mi sono sentito violentato da un lato, però dall'altro lato mi è piaciuto. Quindi sia le molestie sessuali su Antonio Lepore. Allora, noi mandiamo. La canzone parla di questo. No, no, grazie a Dio. Spara la grossa, la canzone di Exploders 2. Ci rivediamo e risediamo tra poco, sempre con Alessio il montatore. E ya! No, io non so fare. Allora, noi siamo ritornati. Una domanda prima di ritornare alla domanda originale, mentre Sofia sta succhiando il suo succo di frutta. È la verità, cioè nulla. Ah, un tè. Sofia piace succhiare gli inglesi, allora, è un tè. Ritorniamo seri. Quindi tu alle difficoltà. Ma io non ho capito dalle difficoltà. Nel come fare cinema, come sei arrivata al montaggio di notte? No, stavo cercando di fare una metà, cioè di raccontare una. Ah, sì, è vero. Era una metà. Era una metà. Io ho perso proprio il pulso della trasmissione, l'ho perso. Cioè, non lo so se è tipo un programma di Barbara D'Urso oppure. No, comunque cercavo di dire. Ma avete iniziato voi, però. No, vai, vai. Provo a mantenermi. Sì. Essere serio. Allora, dicevo questa cosa della. Della notte. Ok, quindi spesso capita di lavorare quando.
Quando gli altri dormono. Poi sono proprio in difficoltà, lo giuro. E niente, quindi vai a dormire tardi. Io non riesco a capire. Guarda, è la prima volta che capita una cosa del genere. Ma non ce la faccio. Allora, io aspetta, no, ce l'ho. Se non per ce l'ho lavorare. Più, non dico più. Okay, quindi quando gli altri sono a dormire, praticamente. Non riesco a allora. Io devo dire, è vero. Ti aiuto, okay, mi sento tipo tanto Paolo Baroni in Giadarmo. Okay, allora, mentre tu lavori, sì, gli altri non stanno lavorando, ok? Ok. E quando loro si svegliano, tu vai a dormire. Quindi c'è questa cosa che tu dormi di mattina praticamente per montare fino alle 5 del mattino. Sì, è vero. Certo. Cerco di tenervi. No, dai, Alessio, continua. Ok, quindi quando tu ti svegli, gli altri hanno già passato la loro metà mattinata. La loro metà mattinata? Ma non ho chissà cosa arriverà da questa cosa. No, io non lo so. Ok, quindi ti guardano e dicono: wow, che bella vita che fai, nel senso, dormi fino a tardi la mattina. No, tu montavi di notte. Però, e qui, no, è vero. No, è monti seria tutta la cosa. La notte. E quindi loro ti vedono in questo, cioè ti vedono, dicono: ah, questo non fa niente, si sveglia a luna, mangia, non ha fatto, cioè perde tempo. Non fa... Allora, Sofia si è appena buttato il tè addosso. Ma sì, comunque, quindi c'è questa cosa che loro considerano le tue ore di lavoro notturne, non le tengono in considerazione. Mm. Quindi ti vedono come qualcuno che non fa nulla. Ok, quindi, però, nel momento in cui poi il pomeriggio tu prendi il tuo prodotto e lo fai vedere, loro lo apprezzano. E lì dicono: ah, bello questo cortometraggio, ah, non male. Però intanto sono le stesse persone che ti hanno detto: oh, che cazzo fai, cioè, la mattina ti svegli tardi, cosa fai? Questa è un po' la metafora di come viene considerato l'artista. Ci siamo arrivati, mamma mia. Ah, una bella metafora, peccato che è stato necessario un mezz'ora di risate che sul no, verbo. Ma io ho sentito tipo inni di chiesa. No, io non ce la faccio più, prima sta passando la Maronna. Ah, il Corpus Domini. Ah, Maronna. Te l'avevo detto. Ma se bevo fa rumore. No, vai tranquilla adesso. Vabbè, tanto ormai, cioè, è la casciara. Io ti vorrei fare una domanda un pochino più personale. Non so se tu sei fidanzato, single, ma è difficile. No, è difficile. Beh, okay. Ma è difficile stare accanto ad una persona che vorrebbe lavorare nell'arte. Nel senso, se qualcuno che sta con me... è innamorata tuo. No, casomai familiari, fratelli, sorelle, cioè è difficile proprio... relazionarti. No, non no, era se questo. Se hanno difficoltà loro a stare... Esattamente. Io penso di sì. Nel senso, io mi rendo conto che sia un modo di fare che è diverso da quello che... di norma, nel senso, cioè tu vieni, quindi, cioè ad esempio, cioè vivi tutto il tempo pensando a queste cose, nel senso dici: ok, io voglio realizzare questo cortometraggio, e magari fai di tutto per realizzarlo e fai trasferte, poi torni a casa e che hai fatto? Niente, andato a girare un corto, nel senso è difficile per loro accettare il fatto che tu sei sempre fuori, magari sei in giro e fai qualcosa che magari non porta a niente, nel senso non porta a un ritorno concreto, ok? Quindi quindi capisco, nel senso io penso che sia molto difficile. Ma poi non sono le classiche 8 ore di lavoro, torni a casa. Sì, e quindi che hai fatto al lavoro, a posto, ho guadagnato i soldi oggi. E penso che sia anche difficile, nel senso avere un attimo il contatto con la nel senso... Quando, ad esempio, pure quando scrivo un corto, nel senso mi capita che sto là sul divano e sto scrivendo, cioè non sto vedendo, e ne esco rovinato da questa cosa, ne esco. E niente, quindi hai un attimo di perché inevitabilmente ci pensi, cioè io non penso che sia vero quella cosa, ok, no, questa cosa mi è venuta, io senza pensarci ho scritto un libro, cioè non esiste, ok, non sei tu quel libro, quindi tu... ci pensi inevitabilmente, sei distratto e gli altri lo sentono inevitabilmente che sei preso da altre cose, quindi però è bello poi anche provare a ritornare a, ovviamente non,
devi essere distratto in quei momenti perché è giusto che tu ti concentri su quelle cose, però è bello anche poi tornare, nel senso e dire oggi andrò a lavorare, guadagno di soldi, capito? No, però nel senso tu vorresti campare di questo, tu? Io sì, ma magari nel senso io... Che fatti sono dei tuoi? No, vabbè, la domanda giusta, la domanda giusta. È un hobby oppure è proprio una passione, un sogno? In realtà penso che non sia più un hobby nel momento in cui tu sei disposto a sacrificare delle cose per realizzarlo. Nel senso, sì, anche gli hobby sono anche questi, cioè vado a fare la corsetta invece di... Però è un hobby, ma è, cioè nel senso è, diventa una necessità. Cioè nel senso, se capisci che puoi e che ti piace fare questo, nel senso io personalmente, a parte i miei lavori che mi racconto cose così, mi piace soprattutto stare su un set, quindi vivere l'esperienza della realizzazione, perché sono completamente assuefatto da questa cosa, da quello che è il cinema, da tutto quello che c'è dietro, da tutte le persone che ci sono dietro a una storia, che tu poi te la guardi al film in 2 ore la consumi e basta. E magari si potesse campare di queste cose, ovviamente non è facile, assolutamente, però sì, cioè magari, nel senso mi piacerebbe sicuramente. Vabbè, io penso che tu possa riuscire, perché veramente sei talentuoso. Grazie. Perché ho tipo vorrei mi riascolterò la puntata, secondo me sottovoce hai detto tipo sì. Andiamo a sentire le basse frequenze, un po' di te. Sì, intanto no, vabbè, allora io ti porrò questa domanda senza guardarti, perché non so per quale motivo mi viene da ridere ogni volta che ti guardo. Comunque sto bevendo il tè al limone. Quali sono i modelli ai quali tu ti ispiri? Modelli a livello di regia, cosa oltre che sei Tinto Brass. Ma cosa ti sta uscendo di questa puntata, mi chiedo? Io provo a rispondere subito, perché se poi mi perdo inizio a ridere pure io. No, vai, uno, ricominciamo. Sì, io mi ispiro, in generale mi ispiro a tutto, nel senso io provo a prendere un po' da tutto, nel senso... Così come nella vita, nel senso tu prendi dalle persone, cerchi di prendere qualsiasi cosa che reputi positiva, anche nel cinema, magari pure da un film scadente, magari vedi una cosa che ti piace e la prendi, nel senso la fai tua. Però sicuramente sono stato molto influenzato da un regista italiano che si chiama Elio Petri, che faceva questi film che reputo incredibili, nel senso bellissimi. E perché narrano, comunque cercano di narrare storie semplici ma con una chiave grottesca, nel senso hanno una visione leggermente alterata di quella che è la realtà. E niente, quindi mi piace molto poter raccontare in maniera naturale cose che in realtà non sono naturali, quindi nel senso far vedere una cosa strana in modo che tu la fai vedere e la dai per scontata. Quindi è un... E poi sì, mi ispiro. Poi ovviamente c'è anche la scrittura che ti influenza, perché cioè, ok, fai cinema, però non vieni influenzato solo da quello che è il cinema, vieni influenzato dalle musiche, vieni influenzato dalle musiche tantissimo, nel senso io ho scritto delle cose che sono completamente partiti come modo di essere narrate da canzoni, quindi inevitabilmente tu quando poi la vai a realizzare, mi piace anche utilizzare canzoni, nel senso se ho ascoltato una canzone in fase di realizzazione, mi piace prenderla e metterla, perché ormai è parte, nel senso è proprio quella canzone che mi ha portato ad enfatizzare quel sentimento. E poi c'è anche la letteratura, inevitabilmente ci sono tante cose, nel senso che influenzano. Namesca Francesca, qual è la storia che ti piacerebbe raccontare? La storia che mi piacerebbe raccontare, già ce l'hai in mente? Non dirmi la prossima che scriverò, dico ce l'hai no, in mente? No. Bella sta domanda, mi è piaciuta. No, io in realtà semplicemente, cioè nel senso, io ho molte cose da raccontare, nel senso ho molte cose che ho scritto che mi piacerebbe mostrare, perché nel momento in cui le scrivo non sono ancora raccontate, quindi... E quindi mi piacerebbe raccontarle in un futuro prossimo. Comunque io penso che, cioè, sono molto attratto da un aspetto della letteratura, appunto, che è la letteratura carveriana,
di Carver, che appunto narra tutti questi aspetti della vita, cioè che all'apparenza sono vuoti, nel senso tutti quei momenti che non hanno colpi di scena, non hanno nulla da raccontare, che non racconteresti mai in un film, ma invece sono tutti quei momenti che appunto riempiono, cioè sono è tutto quello che porta ai colpi di scena, cioè nel senso sono i momenti apparentemente vuoti, ma in realtà sono quelli che fanno la differenza, sono quelli che raccontano in realtà chi sei e cosa è successo. Cioè, magari quando due che si lasciano è solo un momento della separazione, ma in realtà ci sono tantissimi altri momenti che raccontano molto di più di quella cosa. E quindi a me piacerebbe, ci sto provando con delle cose che vorrei girare a breve. E sì, di narrare questi aspetti anche cinematograficamente è ancora più difficile che nella letteratura, perché nella letteratura tu lo racconti, magari scrivi bene, quindi il lettore è interessato. Nel cinema ci sono delle regole inevitabilmente, ci sono i colpi di scena che devi rispettare. Quindi non lo so, io proverò a fare questa cosa, Bello. a parlare di questi momenti senza Approvato. colpi di scena, senza colpi di scena. Perché penso che ci sia molto, cioè, possibile raccontare, cioè, delle emozioni anche attraverso, cioè, non c'è bisogno di vivere di momenti di picchi altissimi per forza, cioè, per forza, nel senso tu puoi vivere sempre in uno stato di, cioè, di completa, nel senso puoi ogni momento puoi assorbire quello che sta succedendo. Quindi non è bisogno tipo di chissà di quale situazione Sì. assurda per dire wow, che momento. Cioè tu puoi vivere sempre un momento fantastico, quindi cioè, è come se tu prendessi consapevolezza del fatto che stai vivendo qualcosa di importante, che puoi prendere qualcosa da qualsiasi momento. E quindi mi piacerebbe raccontare questo. Bello, mi è Ecco. piaciuta moltissimo. La Ci prossima che piace. scriverò è riassunto. Vogliamo passare alle domande Avrei un'altra finali? domanda prima. No, vai, assolutamente. Per te, non è difficile, cioè è difficile per te emotivamente affrontare il fatto di parlare di qualcosa di tuo, perché tu comunque inevitabilmente lo fai in ogni cosa che scrivi, cioè è inevitabile. Non è per te, cioè per te non è difficile affrontarlo, affrontare emotivamente il fatto di portare questa cosa anche ad altre persone, che altre persone vedano ciò che hai tu dentro. No, cioè non per niente, altrimenti non lo farei, nel senso, anzi mi fa molto, cioè nel senso la vedo come una cosa normale che dovrebbero fare tutti, nel senso non vedo perché non dovrei parlare di me, cioè di cosa dovrei parlare alle persone, cioè sono io, sono qui, porto me stesso e parlo di me, cioè parliamo, tu mi racconti, non lo so, del tè alla pesca che hai bevuto prima, e io ti racconto del tè al limone che l'ho preferito, cioè, rispetto a quello alla pesca. E no, non c'è timore, anzi la sento come una cosa naturale, anzi, cioè dovrebbe essere così. Io non capisco perché uno dovrebbe, ad esempio, io non il narrare, ad esempio, storie molto distanti da noi, no, non è che non lo condivido, però non so quale bisogno ci possa essere. Ok, spesso molte storie, esempio, come ad esempio il genere ad esempio la fantascienza, è molto utile a creare metafore, cioè sicuramente pure quei racconti, cioè, non è vero che il genere non racconta, cioè non si avvicina a quella che è la realtà, però io penso che il raccontare se stessi è alla base, non si deve avere paura di questa cosa, anzi bisogna essere felicissimi di poter raccontare se stessi, stai là, parli di te, cioè non c'è cosa più facile. Stai là, cioè, parli di te stesso, quindi non hai nessun problema, cioè, non devi scoprire niente, puoi dire qualsiasi cosa. Quindi no, è la risposta. Noi Stringendo. nella nostra rubrica abbiamo due domande che Le domande di facciamo rito finali. sempre, una un po' meno di rito, l'altra è quella di rito. Perché un po' meno di rito? Ah, boh, quella non è proprio la domanda di rito. È un Cioè, giutruam, sai vabbè. perché? Vabbè, Se comunque. ora tu avessi la possibilità, una bacchetta Questa è quella magica, di Tito, questa qua. no, Ah, quello un questa è po' quella. meno. Se Ah, tu questa è quella un po' adesso meno. avessi una bacchetta magica, cosa cambieresti in Italia? In Italia? Ah, questa domanda La me l'hai prima cosa che ti viene fatto. in mente, però. Pure una stronzata, Mi pure i serve il capelli di jingle. Sofia. Vai col jingle. Ah, what you are, Quando vado a casa me la risento. Deve durare molto, deve durare. Io
Non lo so, io cambierei il modo di vederla l'Italia, nel senso, cioè, io non sono preparato a questo, nel senso, non, cioè, ci penso a queste cose, ma non, cioè, ovviamente uno verrebbe da dire, non so come rispondo, direbbe la politica, il, Abbiamo ascoltato questa risposta. sempre queste cose, ma io cambierei il modo di approcciarsi delle persone, appunto, come dicevamo. Io penso che si può vivere bene tranquillamente senza. Non so perché, cioè, non è legato all'Italia, è legato al mondo, che sto No, dicendo. vai. Vabbè, Ci io estendiamo. cambierei il modo di stare con gli altri, nel senso, passerei da questo alone di competitività che c'è ovunque, in tutti i momenti della vita, in tranquilla collaborazione, nel senso, negli ultimi anni, non lo so, negli ultimi anni, cazzo. Cioè, però dico, Negli ultimi secoli, negli ultimi, praticamente, negli ultimi da quando secoli. sono nato, no. E semplicemente vedo che le persone sono più portate a combattere che a magari a camminare a braccetto, nel senso, io combatti o a braccetto? No, che so che succede? Ah, combatte. Io, perché non parli? Non ti volevo interrompere. E sì, io porterei, cioè, perché semplicemente io penso che sia molto più facile stare bene insieme, che io non capisco cosa sia cioè, di difficile nel dare un abbraccio ad Antonio, tipo No, tra. aiuto. No, no, Sono davvero. adorabile. No, no, veramente, non lo capisco. Non capisco perché ci debba essere competitività tra le persone, se non, cioè, si può benissimo parlare tranquillamente e stare sereni. Invece c'è tutta questa cosa che si combatte, ci sono divisioni sociali. Chi sta sopra te deve trattarti male, anche Negatività. negatività, non c'è questa, nel senso potremmo non portarla questa cosa, perché siamo noi che la portiamo. Quindi nel momento in cui siamo tranquilli, non lo so da cosa dipende. Ti Non so, mi posso sto votare alle portando. prossime comunali? No, non mi candido. No, Allora, di peccato. che paese In realtà mi sembra dislocato. A Tripalda, A inoltre. Tripalda? Vabbè. Vabbè. Tocca a te, la Però non domanda di farei niente di rito. concreto però alle comunali, cosa E farei? Parlerei così va, di fuffa, sono farei cinema, simpatico. farei Allora, dunque, l'ultima monterei di domanda. notte, Umarona da Roma. Umarona. Vabbè, ma farei adesso tanto non rido. campagna elettorale notturna, potrei E fare. dai, e Oh, dai. funziona, Lavorate di notte con Ma io, ma perché prima ho detto io monto alle 5 del mattino. No, finisco di montare alle 5 del quando mi soffio il mattino. naso, scusate. Oh, ma tanto è diventato come disse la buonanima di Arcangelo. Non so perché ho detto buonanima, pare che sia Se morto. mi faccio pure il rumore del tè che finisce. È un puttanaio. Vai, Sofia, vai con la domanda di rito. Questa, guarda, Progetti una futuri. domanda Ah, difficilissima. questo è proprio di rito, proprio. Progetti futuri. Progetti futuri. Nell'immediato, nei tra i Allora, prossimi 10 anni. mo ne approfitto per dire una cosa Marchette? commerciale, marchette. No, praticamente dal 2 al 9 giugno c'è un evento a Ah, Napoli sì, che me si l'hai chiama il detto. Kino Napoli, che è un evento appunto nel contesto in cui ho realizzato The Voice Over e altri cortometraggi, e arriva a Napoli dal 2 al 9 giugno Dove? all'asilo Filangieri, e ci sono filmmakers da tutto il mondo, che appunto da tutta Europa più o meno, che si incontrano e c'è in pieno spirito di collaborazione e realizzano cortometraggi in tempi brevi. Ma si può Di assistere certo ci a. sono delle proiezioni il 4 giugno all'OPG a Napoli, poi c'è il 7 al Modernissimo e il 9 all'asilo, Sai sempre anche gli all'asilo Filangieri. orari, Ale. Sì, sono serali, nel senso 22 più o meno come orari, e sto facendo marchette, però ci No, tengo è veramente giusto. molto a No, fai questa cosa, nel benissimo. senso mi sto occupando di questa cosa con altri amici che appunto sono lì, cioè c'è un ambiente incredibile, veramente, è un ambiente in cui ci sono persone, è un piccolo nucleo di come dovrebbe essere il mondo, penso. Nel senso sono tutte persone lì che collaborano, non c'è nessuna competitività, nel senso sono lì, realizzano cortometraggi, si riguardano insieme, si bevono una cosa insieme dopo, si è lì solo per fare arte e per raccontarsi, e non c'è cosa migliore, penso, cioè, sono lì e sì, mo si tira a Napoli e ci venite a trovare, ci fa piacere, nel senso Ah venite sì. a una di queste proiezioni. E anche perché li realizzano in tempi brevissimi, quindi la mattina di ogni, perché poi sono 8 giorni divisi in sessioni Tu di parteciperai, ovviamente. io no, io non realizzerò niente durante questo qua, perché
sono nell'altra parte, nel senso, diciamo, uno degli organizzatori. Sì, anche se cioè, ci sono anche gli altri ragazzi che hanno fatto molto per l'organizzazione, quindi quindi farò in modo, a me, nel senso, mi preme tantissimo questa cosa che le persone possano fare e quindi fare cinema con tranquillità, quindi io sarò lì e darò una mano ai ragazzi nelle mie possibilità, ovviamente non è che sono padre eterno, io dico, che puoi fare? Vuoi però montare di notte, monta. Che tra l'altro montano di notte veramente bella, anche perché realizzano le cose in breve tempo, quindi esempio hanno 48 ore, la mattina dell'inizio di queste 48 ore cioè, chiunque ha un'idea si alza, la propone, espone la propria idea e si formano le troupe, si va a girare, si monta e c'è la proiezione, tutto in tempi veramente brevissimi, quindi è fantastico. Quindi ho fatto marchette per questa cosa, intanto ne fa gesti. No, stavo invento contro di me dalla regia, quindi... E quindi si monta poi di notte. No, sì. Ma io basta. No. Cioè io sono stanca, mi dovete credere, mi sono stancata. Allora, progetti futuri, questo qui a giugno, quindi... E poi ho un po' di progetti cinematografici. Vorrei iniziare questo arco narrativo di racconti che dicevo prima di... Sì. Che sono una serie di racconti uniti da un filo conduttore che, diciamo, è l'amore, diciamo, che è facile l'amore, dire l'amore, non parlano di questo, cioè, nel senso, cioè, per farla semplice, perché sì, così sì, tutti capiscono di cosa parla, e, però non sono legati tra di loro, sono racconti che appunto mettono insieme parti di vita apparentemente inutili per dare vita appunto a un libro. È bello perché racconti che parlano, che sembra che parlano di nulla, creano un libro. Tu dici, un libro, parla di qualcosa, un libro, che cazzo. E quindi vorrei incominciare a trasporre cinematografia, cioè, nel senso, in cortometraggi queste cose, che per fare un film qua, ovviamente. Perché, sì, no, è stato piacevolissimo veramente, quel tè al limone era buonissimo. Il piacere è stato anche il nostro, soffia un po' di meno. No, davvero, mi sono divertito un sacco stasera. Bene, pure io, no, veramente mi sono divertito. Noi... Tipo una ventina di minuti che non ti riuscivo a guardare in faccia perché mi era da ridere, però a parte noi quelli... Noi facciamo i nostri migliori auguri adesso per tutto, sicuramente dal 2 al 9 andremo a trovare... Sì, per forza. Venite a trovare, magari potete venire anche lì a vedere com'è la situazione, queste persone che girano per Napoli, vabbè, sì, poi... Sì, poi ci sentiamo. Chino Napoli, quindi... E noi pubblicizzeremo questo evento anche tramite la nostra pagina Facebook. Noi ringraziamo Alessio per la sua compagnia e per la sua estrema simpatia. Sì, assolutamente. Gli facciamo gli auguri per un montaggio sempre più efficiente. No, vai giù, siamo parati a montare di giorno. Noi ci rivediamo... Noi ci rivediamo domenica prossima con non ci sarà Sofia perché ho cambiato co-conduttrice, ho scelto un trans brasiliano non ce la faccio più perché questa storia di trans brasiliani, diciamo, con tutto il rispetto dei trans brasiliani, mi sta un pochino ossessionando. Per quale motivo? Perché c'è un mio caro amico che è un trans, no, che brasiliano, non so per quale, allora diciamo che ho conosciuto un ragazzo di origine brasiliana, il mio amico Ciro, ciao Ciro, ha iniziato a inveire contro questo fatto, insomma, vabbè, lasciamo perdere, no, è meglio evitare. Vabbè, noi ci rivediamo domenica prossima. Voi seguite sempre Alessio Alvino. Alessio Avino. Noi con la nostra pagina condivideremo sia i corti di Alessio, scusate, sia l'evento al Kino. Sia l'evento al Kino. Grazie Alessio, ci vediamo domenica prossima. Noi andiamo in pace. Con il trombettista preferito di Sofia, Roberto Paolo Ormanni. Roberto Ormanni in realtà suona la chitarra. Roberto Ormanni Quartet, visto il titolo e il nome del gruppo, no? Roberto Ormanni è il quartet. E il nome status quo. Ci rivediamo domenica. Ciao ragazzi, ciao Alessio. Paese che non sanno qual è più loro nome, guarda la mia fuori di una guerra senza volere ragione, tutto ciò che gli hanno detto di non avessero andato e combattete, e non fate mai domande a cercare risposte, questo è quello.
vita e mi spengo senza lo stato. Scontro di ignoranza, un governo democratico lanciato stato di guerra o franza, e questi figli della patria senza casa non sono stati intrappolati, armati, educati, addestrati, guidati dalla pace e dei poteri.